SS Lazio, che vuol dire essere dopo 115 anni qua tutta questa gente? Ma direi è un evento bellissimo, sono cose che restano sempre, è inutile che stiamo a discutere poi le solite cose, la prima squadra, la prima società della capitale. La Lazio ha 115 anni e non ha rivali, non ci sono discussioni, è una cosa bellissima stare insieme a tanta gente, ma poi giovani, giovanissimi che si ricordano di questa data, vuol dire che è una fede che non crollerà mai. Raccontare la Lazio ad un bambino, anche calcolando quello che ha vissuto lei. Vabbè, che l'ho vissuto io è stato una cosa che vorrei augurare a tutti, riuscire a vincere uno scudetto con una squadra della tua città, credo che è un privilegio che nessuno mi potrà mai togliere, è una cosa talmente bella, mi è capitata, è stato come un miracolo, è una cosa che io ogni tanto ci penso, dico ma è possibile che io sono stato l'unico di Roma a vincere uno scudetto con la Lazio? E ci penso, mi sembra un sogno, è un sogno, io penso che per tutti potrebbe essere un sogno. Ha avuto la fortuna onesta di averlo vinto dopo di me, quindi sono cose che penso che non possono accadere, invece accadono pure queste cose qua. Pochi giorni dalla partita, delle partite, il derby, non si può non parlare di quella partita, non un pronostico, ma la Lazio come ci arriva? Per me la Lazio ci arriva meglio e questo è preoccupante perché il derby non lo vince mai quella che sta meglio, di solito. E quando una squadra sta messa male, incerottata, noi abbiamo vinto dei derby che veramente, non quando giocavo io, ma quando ho fatto l'allenatore insieme ai miei Materazzi, Zoffo, così, abbiamo vinto dei derby che eravamo incerottati in maniera incredibile, abbiamo vinto noi. Quindi non si può dire che il derby è una partita troppo particolare. Grazie, buona serata.